Lorenzo, nuova puntata, nuova ricetta, no? Certamente. Come facevo? Dunque, qui abbiamo un piatto tipico fanese che da noi le chiama le sgarose. Le sgarose. Ma si chiamano raguse, che sarebbero poi i murici. È della stessa famiglia di quelli che si usavano una volta i fenici per fare quel colorante. Estraevano la porpora praticamente, la porpora, per scriverci, esatto, no? Esatto, esatto, la famiglia più o meno è quella. E sono molto buoni, è un cicciolo bello grosso, consistente. Non è come la lumachina di mare che è piccolino, eccetera. C'è da lavorare un pochino per tirarlo fuori, perché sono percolati, però poi vedremo che lo percolo, in realtà glielo togliamo. Però sono molto gustosi. Sì, sono fa un sugo eccezionale, e la cottura purtroppo è un po' lunga. È un po' lunga perché deve, sono un po' coriacei, per cui giustamente. E viene quel sugo, verrà, spero che verrà, quel sugo bello, denso, scuro, che poi... Alla fine cogliamo anche la pasta, esatto. Un bel piatto di pasta. Queste vengono pescate naturalmente dai pescherecci, no? Con le reti. Non so. Sì, vengono pescate anche noi, diciamo, pescando le vongole, un po' a largo, un miglio e mezzo, un paio di miglio dalla costa, ci sono dei banchi che vengono su anche da noi, insomma, un po', ecco. Infatti è, diciamo, su Chioggia Veneto l'hanno sempre consumate, ma noi... qualche anno, insomma, da noi prima sono molto più conosciuti i bombolini, le lumachine. Questi, no? Le mangiavano solo diciamo giù al porto, che era conosciuto dai marinai, se no. Io le mangiavo anche da piccolo, dico la verità. Sì. Perché sono sempre stato attento un po'. Beh, però te stavi giù il porto. No, io no, però mio fratello faceva il marinaio. Ecco. Allora te le faceva conoscere e le mangiavi, insomma. Allora, cosa facciamo adesso? Allora, prima di tutto, direi... Dargli una lessata, no? Anche per poterle pulire, no? Quindi, la sporcizia qui abbiamo già provveduto a mettere sull'acqua... un po' di sale, no? Acqua un po' salata. Per cui non resta che... Buttarle dentro. Andiamo piano qui. Ok. Ecco. Adesso loro... Naturalmente ci vuole una mezz'oretta di prolessatura. Perché loro hanno anche un po' di muco, non come i garagoli, però un po' di muco ce l'hanno, allora quello col bollore solidifica ed è più facile eliminarlo. Anche perché pescandole un po' a largo non c'è proprio tutta sabbia, ma c'è sabbia e fango. Allora loro mangiando hanno dentro un po' di... Poi dopo, una volta bolliti, si fanno raffreddare e una volta raffreddati si pulisce perché... La chiocciola esterna c'ha un po' di alghe attaccate, allora quelle vanno raschiate via, lavate e tolto l'opercolo. Che chiude, diciamo, che no? Chiude. Perché io lo tolgo anche perché poi togliendolo, quando tu le vai a cuocere, il sugo quando tu le giri va anche dentro, no? Allora insaporisce di più anche la ragusa. Ne penso tu per la sapore. Mi piace mangiare, Florenzo. Lo scopo finale è quello, no? Per cui più si riesce a aumentare il sapore, è meglio. No? Allora, guarda, già hanno preso bollore. Che nella piastra a induzione è velocissimo, è strepitoso. Guarda. Allora, sai cosa facciamo, Lorenzo, nel frattempo? Andiamo a bere un bel bicchiere di vino fresco, magari un bianchello. E con voi ci vediamo dopo. Allora, Lorenzo. Le raguse sono pronte, già prolessate, pulite. Ho tolto tutte le porticine, gli ho dato un'altra lavatina. Opercoli sarebbero, opercoli, in italiano porta. Porta, opercoli, diciamo. Opercoli. E praticamente sono pronte già per cucinare, ecco. Bene, allora, per fare sto piatto, praticamente, cosa ci serve? La prima cosa che vedo, perché è un po' un'anomalia, che ci terrei a sottolineare, è il vino rosso.
perché normalmente nel pesce si usa il vino bianco. Per sfumare, per tutto. Questo no? È un tipico caso in cui le raguse hanno un sapore talmente importante e talmente forte che il vino rosso, secondo me, si sposa. Io benissimo. Lo metto anche nei garagoli e nei bombolini. Anch'io. Però molti mettono il vino bianco, va bene, è lo stesso. Però secondo me il rosso ci dice meglio. E questa è un po' una particolarità, perché che, ripeto, è un piatto quasi unico, quasi unico in cui ci va il vino rosso. No? Poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva, e anche qui prima spremitura, seconda spremitura, spremuto freddo, spremuto caldo, cioè chiariamo una volta per tutte, l'olio extravergine di oliva è uno solo. Per legge non può avere nessuna aggiunta, nessun trattamento né chimico né fisico. L'importante è che è buono. L'importante è che è buono. Per cui non esiste una prima spremitura, una seconda spremitura. Non esiste un'estrazione a caldo e a freddo. Esisterebbe in realtà, perché la legge prevede che se è estratto sopra i 27 gradi, allora si dice che è estratto a caldo, sotto i 27 è estratto a freddo. Ma l'estrazione a caldo in pratica non lo fa più nessuno, se non prodotti scadenti. Per cui olio extravergine d'oliva. Di buona qualità. Di buona qualità, questo è, ce lo aggiungiamo noi, che le nostre colline non manca certamente. Poi abbiamo sempre il nostro... il solito concentrato con cui siamo molto affezionati, sia io che te, perché addensa i sughi e li insaporisce. Nei piatti, nei sughi di mare, specialmente quando da noi. Un sugo denso, e qui verrà un sugo molto denso perché deve abbracciare le raguse. Bello, questo termine mi piace, abbracciare. È vero. È proprio... Perché poi dopo, quando le mangi... Eccolo. Quella è... L'importante è dopo, perché si ciuccia. La ciucciata. E delle volte mia figlia, quando le mangiamo a casa, va via perché dice, guarda, voi siete lì, è tutto un grande... Allora quando mangiate i garagoli, lei proprio va fuori fano. Va fuori fano. Bene. Dopo dicevamo poi il pomodoro. Tengo a sottolineare, pomodoro San Marzano DOP dell'Agro Sarnese Nocerino. Non è una banalità, perché i pomodori che troviamo nel commercio non sono più San Marzano, perché San Marzano cresce in alto, in più matura in stadi diversi, per cui andrebbe raccolto 3 o 4 volte. Piano piano, a seconda maturazione. L'industria non se lo può permettere, in più crescendo in verticale non si presta all'automazione. Allora ci sono questi pomodori che derivati dal San Marzano, ma che non hanno più niente nel San Marzano, che crescono in terra dove vengono raccolti meccanicamente. Ma questo c'ha veramente, l'Agro Sarnese Nocerino è tutta terra vulcanica. Io ci sono stato, è una terra nera, nera, proprio nera, perché sì, sì. Appunto è tutto basalto. E in questa terra crescono, che è una meraviglia, io li ho mangiati raccolti proprio sul posto. E il sapore sarà eccezionale. Tra l'altro il titolare della ditta è uno di Centinarola, per cui è proprio mi ha trattato. Ed è veramente, c'è una marcia in più. E che questo è importante, perché per la riuscita di un piatto non è importante solo la fattura, la ricetta, ma le materie prime. Sì. Purtroppo il peggior nemico della qualità è il prezzo. Inevitabilmente se sali un po' con la qualità, devi salire anche col prezzo. Secondo me diciamo sempre che quando partiamo, come dici tu, dalle materie prime buone, il 50% del piatto è già fatto, no? Poi abbiamo il finocchio selvatico naturalmente, che questo viene proprio dal mio orto, perché io ho un piccolo orto tra cui... ci tengo il finocchio selvatico, che non è facile da trovare. In commercio, perché non si usa in molte parti d'Italia. Nelle Marche sì, Marche, anche Umbria, Lazio, però non è difficile trovare. Nella GDO, per esempio, non si trova. E sicuramente per queste preparazioni con molluschi, bombolini, roba varia, è fondamentale il finocchio, perché dà quel sapore proprio... È tutto lì. Poi ci andrà il sale e il pepe. Il pepe... E c'è l'aglio lì dietro. Che non l'avevo visto, però lo so che ci va, anche quello va intero così come sta. Il pepe, anche questo va abbondante, perché questo è un piatto, perché ripeto sempre il discorso di prima, la ragusa vuole il pepe,
la porchetta vuole il pepe. Perché deve dare anche alla fine un buon bere, no? Ma io perché il pepe mi fa male, non c'è male. Mangia un'altra roba. Sì, non mangiare, non mangiare questo. Fai a meno di mangiare questo. La ricetta qui è questa. Ci vuole il pepe, ci vuole il vino rosso, è un piatto ricco. Allora io inizierei a mettere le raguse. Ecco te le raguse. Le raguse. Allora. E poi cominciamo a mettere tutti gli ingredienti. Olio. Senza sprecare niente, senza naturalmente. Niente. L'aglio così come sta. Aglio. E tanto dopo si scioglie. Il pomodoro. Questi ingredienti sono stati tutti pesati e quindi non è che stiamo andando a caso, è a seconda della ricetta. Sì, nella quantità, insomma, ecco, prevista della ricetta. Sì, poi il finocchio. Il finocchio. E per ultimo, infine, ma non ultimo, il concentrato lo sciogliamo nel vino. Così lo sciogliamo nel vino. Così si amalgama meglio. Perfetto. Ecco qua. E dicevamo, quando dopo vengono fatte bollire, però ci vuole una bella bollitura, almeno un paio d'ore, no? Sicuro. Perché devono rimanere tenere, devono... Però siccome non è un piatto critico, nel senso non è che si attacca, eccetera, le metti lì a fuoco basso, piano, coperto, piano, vanno avanti per conto loro. Puoi fare, no? Puoi pulire, puoi fare i letti, puoi fare tutto, insomma, no? Sì, puoi bere un altro bicchiere di vino. Un altro bicchiere di vino, volendo. Dopo non so se la fai alzarti, ma... Vabbè, dipende, però... se è bianchello, sì. Sì. Allora, a questo punto possiamo accendere il nostro... Guarda là, Fiorenzo. No, non importa, adesso... Ok, sì. E cominciamo a dargli, prima all'inizio, una bella mescolata. Ecco qua. Qui sarebbe meglio... un cucchiaio di ferro, queste sono abbastanza. Un cucchiaio di ferro, eccolo qua. Ce l'abbiamo? Perché questo si piega. Esatto. Perché questo si piega. E manca niente sta cucina. No. Perché ci avviene e manca niente. Allora. Ecco qua. Già hanno preso tutta l'amalgama della salsa. Come prima mucinata, direi che va bene. Adesso, a posto. Ok. Allora, qui siamo a posto, manca solo il sale e il pepe. Allora, gli do di sale, no? Prego. Tanto io continuo a girare, così almeno... Ok. Pepe. Perché è abbondante, no? Abbondante, l'ho detto. Allora. Come è combinato? A sorpresa, poco, perché... Apro poco perché... È dolore che stiamo lì. Sì, ma mi sa che... Vediamo un po'. Che spettacolo. C'è anche odore. C'è la cucina invasa proprio dal profumo. C'è anche roba. È fenomenale, fenomenale. Ma vedo, sono cotti, sono giusti le sali. C'ho la salivazione a mille. Vale. Il sugo è ritirato, guarda, perfetto, guarda. Color oro. Quell'olietto lo deve fare, eh. Allora, sentiamo un attimo. Sento un po' se è giusto di sale o di pepe. È una bomba. È buono. Quasi quasi, assaggio un altro po'. Bene. Fiorenzo, volevo dire, adesso leggi in maniera perché è speciale, però con quel sughino, tu dici, due spaghettini da fare, secondo te conviene? Sì, però c'è un problema. Che problema c'è? Ad arrossare. Siccome sono buone anche così... tu c'è il pane, la scarpetta. La scarpetta, quindi ideale. È vero che qui sono più faticosi, con lo stuzzicadenti li devi togliere, invece un bello spaghetto insomma, proprio bene. Allora bisogna che cerchiamo di metterci l'impegno di fare avanzare il sugo.
faremo avanzare un po' di sugo. Sì. Allora andiamo, dai. Io direi, intanto cominciamo a impiattare e vediamo come, anche come è venuto. Sì. Ecco. Vedi? Bellissimo, guarda, che bellissimo. Roba. Ma che roba. Che roba bella. Guarda. Guarda l'olietto. L'olietto e tutta la cremina densa. Ma me basta. Mettiamo un po' di sugo così. Bellissimo. Lorenzo, direi non c'è. Adesso, non c'è altre parole da l'aspetto dire. L'aspetto è bello, il profumo è bello. Ci rimando a sentire il sapore, ma. È speciale. E come al solito. Voglio dire, delle volte, no? Il mare, tutto quello che ti dà, non c'è niente da fare, è tutto buono. Il mare è come il maiale, se butta via niente. Se butta via niente. Ma ci sono anche delle cose in mare che molti non mangiano, no? Come i tartufi, non i tartufi, quelli chiamano anche. Sì, lo so, quelli che hanno del giallo dentro. Il giallo arancione, amari. Cioè, amari. Quello è un sapore molto forte, molto forte. Molta gente non le mangia. Sì, sì, sì. I cetrioli di mare. Sepoldì adesso. Il sepoldì in fanese. Il sepoldì in fanese. Però c'è però, l'oloturia, l'oloturia di mare. Però in fanese si dice in air comune marine. Non lo diciamo. Perché sono scuri, sono neri. Io non l'ho mai mangiato. Io li ho mangiati. Li hai mangiati? Io li ho mangiati in mare quando ero, diciamo, fuori con i pescherecci a Foravia. E devo dire a te, arrosto. C'è una grande pulizia anche lì. Bisogna pulirli, buttarli fuori dalla barca, insomma. Però arrosto. Però sono devo buone. Dire che non sono male nemmeno quelli. Vedi? Allora Fiorenzo, è ora di mangiare, no? Mangiamo. Perché se no si raffreddano. Anche perché si raffreddano, bravo, hai tolto la parola di bocca. Scusa. Si raffreddano e io direi di dare l'appuntamento ai nostri telespettatori alla prossima puntata.